non potrò mai dimenticare quella partita del 3 settembre 88, Milan-Lazio di Coppa Italia. E ne parliamo in libro, nel libro Sempre Milan che ho scritto per i 120 anni del Milan un anno fa, insieme a Umberto Zappelloni, ancora in libreria e sempre un bel regalo. Dicevo, ne parliamo in Sempre Milan perché è una partita particolare. E perché ne parlo oggi? Perché ci sono tante similitudini con la partita che i ragazzi giocano questa sera contro lo Sparta Praga. E vi dico dove siano, dove stanno le somiglianze. Vi leggo questa formazione. 3 settembre 88, il Milan ha vinto il campionato qualche mese prima a Napoli. E nella partita decisiva, il Milan, perché la Lazio era a 6 punti e il Milan era pari alla Lazio, o un punto in più, schiera Sacchi, Antonioli, non Giovanni Galli, Villa, Matteo Villa, Maldini, Lago, Baresi, Filippo Galli, Costa Curta, Lantignotti, Angelo Colombo, Cappellini, Massaro Mannari. Ebbene, Antonioli, prima partita in Coppa Italia. Villa, prima partita in Coppa Italia. Lago, difensore, prima partita in Coppa Italia. Lantignotti, prima partita di Coppa Italia. Cappellini, seconda partita. E Mannari, seconda partita. Un Milan con tanti giovani. Coraggiosamente Sacchi mise tanti giovani. Milan vinse 2-1. Gol di Mannari. Gol di Mannari e Cappellini. Incredibile. Giocò una partita al Brianteo di Monza, la ricordo, strepitosa. Giocò a memoria, giocò una partita splendida pur con 5-6 giocatori debuttanti in Coppa Italia e con pochissime presenze in maglia rossonera. Proprio quello che vedremo questa sera a Praga, perché la formazione del Milan, che a me piace sempre indovinare, sinceramente era impossibile da decifrare, ma adesso la conosciamo. In porta Tatarusanu, seconda presenza nel Milan. In difesa non gioca nemmeno Matteo Gabbia, ma gioca Conti alla prima partita dal primo minuto. Centrali Kalulu, che ha giocato già da giocatore centrale nelle sue esperienze francesi, con Duarte al debutto stagionale, come Kalulu, addirittura al debutto in maglia rossonera, se non in qualche partita a Milanello o nelle prime due partite amichevoli, ma sulla fascia. E a sinistra Dalot, che a confronto di questi è un veterano a livello di presenze. Poi Tonali e Krunic. Centrocampo ci siamo, ma rivoluzione ancor più di quella di cui avevo parlato ieri, là davanti, con Castiglieco, attenzione Samu, capitano Samu Castiglieco, sono contento, bravo ragazzo, molto Milan sulla pelle. Poi non Brahim Diaz come abbiamo indicato ieri, ma Daniel Maldini nel suo ruolo. Stasera abbiamo visto contro il Rio Ave là davanti, non è il suo ruolo, non è il suo ruolo centravanti, boa là davanti, no. Però lì ha giocato in primavera, cioè seconda punta, dietro la punta, quindi Daniel Maldini, quindi una partita importante per lui. A sinistra Auge, un altro veterano rispetto a questi, e là davanti Lollo Lorenzo Colombo. Centravantone, importante questa partita, come dicevo nel video di oggi, perché se dovesse fare bene, indubbiamente sarebbe un problema in meno per quello che riguarda il mercato di gennaio, perché il Milan avrebbe trovato un'alternativa fisica, perché là davanti c'è già Rebic, c'è Leao, ma un'alternativa fisica, perché Lorenzo Colombo ha più fisico di Leao e di Rebic come
imponenza fisica. Attenzione, io sto attento agli aggettivi e sto attento ai sostantivi. Ecco, questa è la formazione, ve la ripeto rapidamente e devo studiarla bene a memoria. Tatarusanu, difesa con Conti, Kalulu, Duarte, Dalot, centrocampo con Tonali e Krunic, là davanti Castiglieco capitano con Daniel Maldini, Auge e là davanti Colombo. Questa è la formazione che dunque affronterà lo Sparta Praga. E Spioli dice: ragazzi, voglio vedere quello che mi date in partita, in una partita importante, in una partita internazionale, ma il Milan fida come il Milan di Sacchi sull'organizzazione di gioco, sulla filosofia, sulle strategie che tutti i giorni vengono proposte a Milanello. Indubbiamente là, attenzione, giocava Baresi, giocava Maldini, giocava Costa Curta, quindi c'erano degli Massaro, c'erano Angelo Colombo, c'erano dei giocatori che potevano guidare la squadra, che potevano essere dei punti di riferimento. Oggi il punto di riferimento deve essere Tonali, un anno in B, deve essere Tonali, deve essere Auge, che ha appena vinto il campionato col Bodo Glimt, anche se nelle ultime partite non ha giocato. Devono essere questi giovani, ma soprattutto Tonali deve essere il leader, Castiglieco deve essere il leader. Quindi una partita a suo modo affascinante, una partita che sembrerebbe di difficoltà mille vista la formazione. Ma ripeto, anche quella volta quando io sono andato al Brianteo a vedere Milan-Lazio, temevo il peggio, perché dico: ma Sacchi che giocò una partita straordinaria, non era un problema di individualità, ma era un problema di orchestra. E quindi mi auguro che proprio oggi vediamo un'orchestra, anche con interpreti che indubbiamente hanno suonato poco, per continuare la metafora, diciamo, musicale. Quindi questa è la formazione e io sono ancora più vicino ai ragazzi. Vediamo come riusciranno, tenteranno di arrivare prime con giocatori che scopriamo. Kalulu, sono curioso di vedere quale sarà il suo rendimento centrale, guidato da Duarte, che è assente da una vita. Però lasciatemi ovviamente chiudere questo video anch'io col ricordo di Paolo Rossi. Paolo Rossi non lo ricordo io nei suoi anni milanisti, rossoneri, solo come un grande giocatore, come un giocatore che segnò 2 gol nel derby, lo ricordiamo tutti, ma proprio anche, e poi anche nelle mie frequentazioni a Mediaset, una persona garbata, degna, gentile, educata nelle interviste, lui campione del mondo, lui grande campione, eppure grande campione proprio anche nei contatti personali. Sul giocatore c'è poco da dire, ci ha regalato, io ero, me lo ricordo, ero a casa solo perché mio padre e mia madre erano via, e là nel caldo di luglio ho vissuto delle serate emozionanti. Ma dopo la partita contro l'Argentina e il Brasile, quando il Milan ha giocato, scusate, quando l'Italia, l'abitudine, quando l'Italia ha giocato contro la Polonia, ero sicuro che noi vincessimo. Quando ha giocato contro la Germania, ero sicuro che non vincessimo. Sono proprio queste sensazioni che regala la squadra sicura, una squadra coinvolta, determinata, positiva. Ecco, l'Italia era positiva, si sentiva invincibile e in effetti l'ha dimostrato, sempre con i gol di Paolo Rossi, oltre che dei compagni. È scomparso questa notte e noi, e anch'io mi unisco a un abbraccio ai familiari e il mio ricordo a un grande giocatore che ci ha regalato serate splendide, giornate splendide, domeniche splendide, ma soprattutto a un grande uomo, un uomo serio, l'ho detto, degno, una persona squisita. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegato.